piace, no? È per questo che sono nato a Napoli, che ho fatto la serie. Bene, alle mie spalle vedete che si sta cominciando, anzi si sta ormai montando quello che sarà l'ospedale da campo che l'esercito sta allestendo qua a Piacenza nella caserma di Viale Malta. È una struttura che è di supporto fondamentale, che grazie all'interesse del generale Santa Maria, del nostro prefetto, del presidente Bonaccini, del nostro sindaco e del ministro De Micheli siamo riusciti a ottenere. In pratica saranno 40 posti letto gestiti da personale militare, medici e infermieri militari che lavoreranno a strettissimo contatto con il nostro ospedale, siamo molto vicini, siamo a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, e cui sostanzialmente diventerà come se fosse uno dei reparti dell'ospedale. Qui noi potremo collocare 40 pazienti a media e bassa intensità e questa cosa ci consentirà di liberare spazio all'interno dell'ospedale per poter accogliere pazienti a maggiore intensità, a maggiore gravità. Questo è un altro nuovo segno tangibile dell'interesse che l'intera comunità nazionale, il governo, la regione hanno per Piacenza in funzione dell'alto numero di casi e anche purtroppo dell'alto numero di decessi che abbiamo, per riuscire a fare tutto quello che è possibile per fermare questo virus.